Bene, buonasera, benvenuti, benvenuto al professor Pestelli, che peraltro è reduce da una interessante giornata di convegno che stavamo giusto rievocando, che si è avuta l'altro ieri, nell'ambito del Festival Alfredo Casella, che è un giusto tributo a cui partecipano le principali istituzioni culturali della città, come avete avuto modo di vedere. E che si sta rivelando un tributo di successo fin dall'inaugurazione di lunedì e che entra adesso, come dire, al cuore con l'opera La Donna Serpente, che è peraltro l'unica grande opera di Alfredo Casella che ha scritto per teatro, come ci racconterà il professore, ma che ha lasciato solo questa opera di grandi dimensioni e sono piuttosto considerevoli. Mai rappresentata a Torino, è poco rappresentata in Italia in verità, abbiamo l'opportunità di avere quale direttore musicale del teatro forse uno dei maggiori interpreti internazionali della musica di Casella. E con Gianna Adriano Seda che ha registrato peraltro tutte le sinfonie. Apro una parentesi con un annuncio, diciamo uno spot commerciale, nel senso che acquistando il volume di sala potrete avere in omaggio un cofanetto con tutte le sinfonie di Casella registrate dalla Chandos che gentilmente ci dà l'opportunità di farvi regalo di queste registrazioni. L'allestimento è un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Festival della Valle d'Itria, dove è andato in scena un paio di anni fa, è stato profondamente rivisitato per la rappresentazione in teatro ed è firmato da Arturo Cirillo, che è seduto in sala e che saluto e ringrazio per essere venuto. E ha un cast davvero di ottimo livello. Si sono prestati grandi interpreti a studiare un'opera appunto di rara esecuzione e il risultato credo vi entusiasmerà. E ci sono molte cose da dire, per cui cedo adesso la parola a Giorgio Pestelli e vi ricordo che avremo ulteriori occasioni di incontro nell'ambito del festival, in particolare il 18 aprile. Presenteremo tre volumi di stampa recentissima che riproducono gli scritti di Alfredo Casella, a cominciare dalla sua autobiografia bellissima, I segreti della giara, e il suo saggio su Stravinsky, che è la prima monografia uscita al mondo dedicata a questo compositore che lui ha anche frequentato. E i suoi scritti diciamo, di critica musicale raccolti in un volume dall'EDT. Non dico più nulla. Grazie, professore, prego. Grazie a voi, grazie. Grazie. Sarebbero moltissime le cose da dire, come ha detto Simone Solinas, ma anch'io mi terrò sulle cose più essenziali perché tra poche ore c'è la prima e quindi capita raramente che ci sia una introduzione e poi l'opera subito dopo. Quindi voglio che ci sia un po' di intervallo e di riposo per quelli che andranno poi a vedere l'opera. Dunque, il primo invito a scrivere l'opera La Donna Serpente arrivò ad Alfredo Casella già nel 1918 e gli arrivò dai balletti russi di Diaghilev da Parigi. E in quegli anni ormai Casella viveva già da diversi anni a Roma, però aveva vissuto 20 anni a Parigi ed era rimasto profondamente legato a quel mondo, dove il balletto naturalmente dominava e aveva in qualche modo sostituito l'opera. Lo spettacolo moderno che ereditava l'opera era proprio il balletto. I balletti russi di Stravinsky avevano avuto di Diaghilev, soprattutto per quelli di Stravinsky, ma anche di Ravel e di altri autori, Prokofiev più importanti, avevano proprio decretato che ormai l'opera, il canto così era un po' in tramonto e che invece lo spettacolo su cui puntare era il balletto.
Soltanto che in Italia, appunto, non era così. In Italia invece l'opera era ancora importantissima. I maestri del verismo erano in piena attività, Puccini era ancora nella sua ultima produzione, e l'opera lirica invece era lo spettacolo base in sostanza. Per cui nel 18 Casella lasciò cadere l'opportunità e invece gli tornò in mente. 10 anni dopo, nel 1928, in cui affrontò appunto per la prima volta, come è stato detto, un'opera lirica in grande stile, assieme al librettista Cesare Vito Lodovici, che era avuto una parte, un letterato che aveva avuto una parte importante nella Milano del futurismo, e poi era diventato soprattutto un traduttore importante di testi teatrali. Lavorarono dal 28 al 31 e l'opera fu finita nel marzo del 32 e andò in scena la prima volta all'opera il 17 marzo del 1932. L'esito fu abbastanza freddo di questa esecuzione e probabilmente l'esecuzione non aveva quella perfezione, non era stata portata a quel punto di scioltezza, così che ci voleva in un'opera così complicata, così ricca, diciamo anche, così nuova. Il direttore era lo stesso Casella, il quale naturalmente era un pianista sommo, come sappiamo tutti, ma come direttore non aveva una gran pratica, ecco, soprattutto non aveva pratica di direzione di opere teatrali. A questa nascita di opera collaborò un po' tutto il mondo intellettuale romano di quegli anni. Il direttore di scena, il regista, era Gioacchino Forzano, che conosciamo come librettista del Gianni Schicchi, di Suor Angelica di Puccini e poi diede celebri regie di D'Annunzio, delle opere teatrali di D'Annunzio. Lui stesso aveva scritto poi. Aveva diretto come regista la prima del Nerone, la prima della Turandot, ed era molto proclive allo spettacoloso, ecco, spettacoli di grande fasto, tipo Arena di Verona, di cui è stato uno dei promotori. Era. E a Casella questo fasto era un po' sospetto, aveva avuto qualche screzio, qualche cosa da dire, ecco, su questa regia. Un po' buttata sull'eccessiva farsa. Scene e costumi erano di un artista molto interessante, Cipriano Efisio Oppo, che aveva partecipato alla secessione romana 1913-16, e al gruppo Strohlfern, che erano quegli artisti, musicisti, anche letterati, pittori, che si erano isolati in quel bosco che c'è vicino alla Via Flaminia, quindi nel centro di Roma, ma che vivevano un po' all'americana, come aveva fatto Thoreau nella sua vita nei boschi, e vivevano appunto isolati completamente dal mondo, chiusi nelle loro catapecchie in cui componevano, suonavano. C'era anche Barilli, che ogni tanto suonava il pianoforte, e dipingevano. Davanti alla porta di Oppo c'era scritto: "Non si riceve nessuno". Sto per dire appunto la socievolezza di questo artista. Nel 1932, però, insomma, si era deciso a partecipare e ebbe anzi un contratto abbastanza stabile con l'Opera di Roma. Protagonista c'era Laura Pasini, che era una grande voce purissima, e Antonio Melandri come il Re Altidoro. Appunto detto, l'esito fu abbastanza freddo, 32. Nel 34 però l'opera invece incontrò un certo successo, buone accoglienze in traduzione tedesca a Mannheim. E la cosa non ci deve stupire perché nel mondo tedesco le fiabe di Gozzi avevano una fortuna e una conoscenza da anni, erano praticate da anni molto più che, assai più che in Italia. Altra ripresa, anche questa con buone accoglienze, 1942 alla Scala di Milano, direttore Fernando Previtali,
Questo è importante per noi torinesi perché i bozzetti di questa recita erano stati di Felice Casorati e si possono vedere più volte, sono riprodotti nei libri. Dopo il 42 passano 40 anni e si arriva all'esecuzione. Ah no, ci sono delle esecuzioni radiofoniche, una del 1967, diretta ancora da Previtali. E poi si arriva in scena di nuovo soltanto a Palermo, 1981-82, e poi l'ultima esecuzione è quella del Festival di Martina Franca, nell'estate del 2014, e poi si arriva alla nostra di questa sera, che per Torino è la prima volta che viene eseguita in scena. È l'opera più importante, certamente, di Casella. Dopo ha fatto due lavori più brevi. Una è La favola di Orfeo, un'opera da camera in un atto solo, che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di sentire in questa sala lunedì scorso. E poi Il deserto tentato, che è una specie di mistero teatrale del 1937, anche questo in un unico atto. Bisogna dire qualcosa della vicenda, cerco di riassumerla nella sua ossatura principale, nei movimenti principali, che poi sono articolati invece in piccole storie secondarie, secondo il numero dei personaggi, che sono moltissimi. Come vedrete, il cast dell'opera presenta una quantità di nomi tra personaggi e interpreti. Dunque, il tema è questo: una fata, che nell'opera si chiama Miranda, nella fiaba di Gozzi aveva un nome Cerastanì, praticamente incantabile, quindi è ovvio che venga chiamata semplicemente Miranda in italiano. Questa fata Miranda si è innamorata di un uomo mortale, quindi il re di Teflis, che si chiama Altidor. Anche Altidor nella fiaba ha un nome impronunciabile, incantabile. E si è innamorata e vuole sposarlo, vuole rinunciare al suo stato, suo rango di fata, cioè immortale, e diventare una donna mortale comune per poter sposare Altidor. Questo è un tema che da Gozzi poi avrà una grande fortuna, soprattutto nel romanticismo, e la fiaba leggendaria, tipica, ecco, di questa materia è la Undine. Ondina di La Motte Fouquet, uno scrittore di origine francese e tedesco del primo Ottocento, che ha scritto questa fiaba Undina, che è appunto la storia di un'ondina che si innamora di un uomo e che quindi vuole diventare anche lei donna vera e non semplicemente dea. Quindi qui già Gozzi aveva intuito questo tema, su cui appunto si è elaborato moltissimo. Il padre però della fata, il re Demogorgone, non vede di buon occhio questa cosa e impone delle condizioni durissime perché lei possa lasciare il suo regno, diventare una donna comune. Queste condizioni prevedono che i due vivano 9 anni insieme, tranquilli, senza problemi, ma alla condizione che lo sposo non deve sapere niente di chi è Miranda, che è una fata. Un po' come Lohengrin, no? Lohengrin non deve essere sconosciuto, nessuno deve sapere da dove viene. Dopo passati 9 anni potrà sposarla, ma anche qui a condizioni difficili. Potrà sposarla solo se Altidoro, cioè lo sposo, superando delle prove durissime suscitate per magia che facciano apparire la sposa Miranda una donna crudelissima, e lui, nonostante che veda queste cose, resti costante nel suo amore e non la maledica. Se Altidoro giurerà di non maledirla, ma poi spergiuro la maledirà, immediatamente Miranda verrà trasformata in un serpente, da cui appunto la donna serpente, trasformata in un serpente e terrà questa forma per 200 anni.
passati i quali ritornerà fata e tornerà nel regno di Altidoro. E così vanno le cose più o meno nella vicenda, a tratti con intervalli, ma a tratti veloci vanno così le cose, soltanto che alla fine, grazie all'aiuto del mago buono Geonca, il re Altidor supererà alcuni incantesimi uccidendo i mostri che tenevano Miranda sotto l'incantesimo e la libererà. Nella fiaba, Altidor arriva come ultima prova a dover baciare questo serpente ripugnante, cosa che fa, bacia il serpente e lei ritorna la fata Miranda. Invece nell'opera lui combatte contro dei mostri e vince comunque l'incantesimo. Poi ci sono intorno delle, questa è l'ossatura generale, ma ci sono poi delle fate, ci sono maghi buoni, maghi cattivi, ci sono i ministri della corte di Re Altidoro, personaggi secondari, per esempio c'è una sorella anche di Altidoro, le maschere della commedia dell'arte. Pantalone, brighella, truffaldino, tartaglia, che attraversano e arricchiscono la vicenda e che danno appunto all'opera il tono speciale che ha. Misto, ecco, di dramma e quindi e di giocosità, di umorismo e di attesa fatale di qualche evento straordinario. E beh, basta pensare a una vicenda del genere per capire quanto siamo lontani dal melodramma italiano, dal melodramma tradizionale, no? Dove la cosa che conta di più, su cui si fondava molto il melodramma, era l'identificazione del pubblico con i personaggi che vedeva cantare sulla scena. Nell'opera lirica, appunto, il grande fascino era quello, come sappiamo anche da romanzi, da letture varie, che il pubblico si identificava con quello che vedeva sul palcoscenico. E qui ovviamente il clima è completamente diverso, ma appunto questo rispecchia la scelta tipica di Alfredo Casella, che proveniva da quelle che si chiamavano le isole strumentali, le minoranze di musica strumentale nell'Italia dell'Ottocento. Appunto era nato, come ormai sappiamo tutti, a Torino, e il padre era un violoncellista illustre, è cresciuto, la madre una pianista eccellente, quindi è cresciuto in quell'ambiente. Sentito, ascoltato da Martucci, Giuseppe Martucci, che era anche lui uno strumentalista, non era un operista, e che con grande illuminazione diede alla famiglia il consiglio di mandare questo ragazzo a studiare a Parigi, e dove appunto a quest'epoca il giovane Casella, che aveva 11-12 anni, suonava metà del clavicembalo ben temperato di Bach, suonava sonate di Beethoven, suonava Chopin, Schumann, eccetera, ma non aveva mai visto un'opera di Verdi, tanto per dire. L'unica opera che aveva visto era Il Crepuscolo degli Dèi di Wagner, 1895, Torino, direttore Arturo Toscanini. Però definire opera Il Crepuscolo degli Dèi appunto non sarebbe corretto. Wagner è un mondo a sé, è una cosa speciale. E a Parigi appunto frequentò il grande mondo parigino musicale di quegli anni, Fauré, Nesco, Cortot, Ravel, Debussy, eccetera, Diaghilev e Stravinsky. Però è molto curioso che già allora aveva una capacità di muoversi su più fronti, ecco, oltre a questo aspetto della musica francese, della tradizione francese, aveva una grande passione e conoscenza per Gustav Mahler, che nessuno a Parigi apprezzava, e già per il primo Strauss. Per cui quando rientrò a Roma aveva una quantità di cose, di esperienze con cui arricchire la vita musicale italiana, che era appunto polarizzata sulle ultime produzioni della tradizione melodrammatica. E se guardiamo le composizioni più importanti di questo periodo, fine del periodo francese, primo periodo romano, vediamo che c'è già un po' tutto il Casella successivo, maturo. C'erano già tutte le premesse, poi alcune cose saranno sviluppate in un secondo tempo. Se pensiamo a composizioni come Notte di maggio, i 9 pezzi per pianoforte, l'elegia eroica, A notte alta,
e la suite in do abbiamo veramente tutti questi aspetti, perché abbiamo gli aspetti burleschi, l'allegria ritmica della suite in do e invece il tono tragico, la spezzatura della naturalezza del canto in forme appunto di espressionismo molto acuto nelle altre opere, soprattutto in Notte di maggio e A notte alta. Due parole bisogna dire ancora a proposito di Gozzi, di Carlo Gozzi. Carlo Gozzi aveva avuto una grande fortuna nel romanticismo tedesco. La prima opera di Wagner, Le Fate, è derivata proprio dalla fiaba che ha scelto anche Casella, è derivata dalla Donna Serpente. Nel romanticismo tedesco però non c'era nessuna di queste delle implicazioni sociali politiche che c'erano in Gozzi. Gozzi era chiaramente un reazionario, come sappiamo, non amava Goldoni, non amava il realismo borghese e concepiva solo le sue fiabe su due livelli, i re, i principi e le maschere, la commedia dell'arte, le maschere che erano la vita volgare, la vita bassa, mangiare, bere, dormire, proprio che era una rappresentazione totalmente fantastica. E il romanticismo tedesco leva tutta questa parte, leva anche le maschere, perché vedeva soltanto in Gozzi una difesa dell'irrazionalismo, una reazione al razionalismo settecentesco, vedeva un'esaltazione della fantasia, di elementi fantastici. Questa era la cosa che lo interessava, tutte le altre cose non lo interessavano. Mentre invece Lodovici e Casella presero invece tutto quello che c'era, com'era proprio in Gozzi, con le due dimensioni opposte, cioè il mondo terra-terra delle maschere, invece quello alto e sublime dei grandi sacrifici, dei grandi sentimenti, dei grandi personaggi. Dunque, le maschere nell'opera hanno dei nomi strani perché l'opera viene ambientata in un mondo esotico, lontano, per cui Truffaldino si chiama Al di Truff, Brighella Al Brigor, Pantul, che è il aio del re, è Pantalone naturalmente, e Tartagil è Tartaglia, quindi nomi caucasici inventati. Ecco, a Casella piaceva proprio questa possibilità di avere stimoli emotivi o decorativi a cui reagire senza passionalità, senza immedesimarsi, appunto, come si diceva, in una vicenda. Quindi da una parte giocosità assoluta, ma dall'altra anche questi elementi presenti in A notte alta e in Notte di maggio, che erano appunto queste attese allucinanti, questi climi allucinanti da pittura metafisica che era poi contemporanea in questi anni all'opera di Casella. Insomma, il grande punto su cui si scontravano i compositori di opera in questi anni, quelli più consapevoli naturalmente, era quello del canto, cioè di poter esprimere tutto se stesso in una forma canora, come era sempre avvenuto prima, ma che in questi anni non funzionava più bene. Il caso più emblematico è quello di Puccini, che, come sappiamo, per finire la Turandot in modo positivo, con un momento felice, uno sfogo canoro, si fermò a questo punto e non andò più avanti. D'altra parte, tutte le ultime opere di Puccini, il Trittico, La fanciulla dell'Oeste e appunto la Turandot, vedono una riduzione dello spazio del canto. Il canto viene ridotto solo ad alcuni momenti, impiegato solo nei momenti quando ci vuole, ma non è quella diffusione continua che c'è nelle opere precedenti. Casella, appunto, anche qui, come nella musica strumentale, ripensa la sua opera attraverso dei modelli passati. Uno senz'altro è quello dell'opera del Settecento, l'opera buffa del Settecento. Rossini, senz'altro, lo sentirete, è presente. Sentirete molto Falstaff, anche il Falstaff è presente. Però oltre a questi aspetti, ecco, di ripensamento dietro cui lui si nasconde,
L'aspetto che affascina in quest'opera è appunto questa ambiguità. Lui sta al gioco di far cantare i suoi personaggi in modo parodico qualche volta, ma questo gioco qualche volta è preso sul serio e qualche volta il personaggio invece sembra cantare, esprimersi in modo diretto. E vorrei far passare, fare anche qualche ascolto, ma passare un po' su certi aspetti proprio tipici del linguaggio di Casella, come lo adopera nella sua Donna Serpente. Dicevo, aspetto di parodia qualche volta, di sentire rifarsi a musiche precedenti che il pubblico colto poteva sentire. L'inizio comincia con un prologo, è una curiosa struttura, comincia con un prologo e poi finito il prologo c'è una sinfonia, quella la chiama sinfonia, cioè quello che di solito si esegue all'inizio dell'opera. Qui invece viene eseguito dopo il prologo. E il prologo è quello che ci dà l'antefatto, cioè il momento in cui la Miranda chiede al padre di diventare una donna normale, reale. Il tempo di marcia è proprio quello che ci voleva per essere contrari a tutto quello che era la sentimentalità, il sentimentalismo in musica, no? La marcia, quindi il movimento. E l'opera comincia appunto così, con degli squilli, c'è cioè un tamburo, e poi degli squilli dei corni e trombe. Ecco, l'uso delle quinte vuote ormai era diventato normale, ricordate a Bohème, no? Ecco, la quinta vuota viene usata qui e poi qui c'è un riferimento, direi, abbastanza evidente a un passo del Tristano e Isotta, cioè questo squilli di trombe, atto secondo del Tristano, quando Re Mark va a caccia e si sentono lontani sullo sfondo i richiami dei corni. Ecco, cioè le quinte sovrapposte, come fa qui Casella. Il ritmo appunto è lo stesso. In Wagner. Quindi il riferimento può essere abbastanza evidente. Ritmo di marcia, dicevo, che contraddistingue questo inizio. Sempre con le quinte. Quindi è una sonorità questa che entra nel nostro orecchio. Dopo aver fatto qualche battuta in questo senso, un altro tipo, un'altra tipologia che verrà molto usata nell'opera è quello che allude in generale, così, al Settecento. Qui sembra una composizione di Casella che è il convento veneziano, dove appunto. Ecco, quello che è tipico di Casella, lo capiamo dalle prime pagine, è questa mutevolezza continua, questa capacità di mettere come delle toppe, ecco, di un abito di arlecchino di cose diversissime. Ecco, dopo aver fatto questo inizio con le trombe che richiama appunto un segnale di caccia, di colpo questo tono grazioso. I flauti e poi di colpo quinte, quarte, questi intervalli proprio duri, asciutti. Ecco, un altro episodio, un altro modo di procedere. La progressione lui fa e poi trasporta questa idea in un'altra tonalità. Ecco, questo modo di andare così a scacchi, a toppe proprio, a tasselli, è proprio tipico del suo modo di ragionare.
Qui nel prologo, appunto, a un certo punto c'è questa descrizione di coboldi e fate che sanno che succede qualcosa, che c'è una grande notizia, che il re sta per dare un annuncio importante, e corrono da tutte le parti, c'è un movimento appunto frenetico di questi esseri, coboldi e fate, e finalmente si sente dire arriva il re, viva il re, viva il re, e arriva il re Demogorgone che appunto annuncia quello che sta per succedere, il grande evento, cioè quello che Miranda vuol diventare donna. E una voce di basso, naturalmente, personaggio autorevole. Miranda della mia grave, Miranda della mia grave eternità canuta. Naturalmente c'è molta ironia in questo libretto, l'eternità canuta, l'eternità non è fuori dal tempo, ma in questo caso per Demogorgone è canuta, e dice pupilla e fiore, pupilla e fiore. E mentre dice questa frase, le fate invece gelose, perfide, perché Miranda era la preferita, fanno ellalà. E lalla, la padrona su una musica di questo genere. Quindi è interessante, ecco, questa, e che si ritroverà poi in tutta l'opera, contrapposizione, ecco, di questa solennità ieratica del re che rimpiange la sua Miranda. Pupilla e fiore. Ecco, queste contrapposizioni sono una cosa tipica dell'opera. Lui continua a dire: qual dolore, dice Demogorgone, oggi stesso ci abbandona. Le fate, come può se lei è immortale? E dall'orchestra parte questa idea. Questa musica motorica, si potrebbe dire, no? Tipica, che fa proprio il Novecento, ed è uno stile, ma, europeo questo. E qui anche di nuovo interessante sentire oggi stesso ci abbandona, melanconico. E poi. Ecco, questo carattere di toccata, di moto perpetuo che appunto si ricorrerà lungo per l'opera. Adesso sentiamo un piccolo ascolto, il momento in cui entra Miranda nella corte e viene appunto a dire, si presenta con un vocalizzo acuto, è un tipo di voce acuta ma poco espressiva, direi più fredda, che ricorda appunto un po' la principessa del Galletto d'Oro di Rimsky-Korsakov, quei vocalizzi, quegli arabeschi. E lei dice: Signor, sempre fedele vi fui, Demogorgone, ben differenti sensi or nel cuore accogli, cioè te ne vuoi andare. E lei dice: Il mio destino non posso rifiutare, Demogorgone, chi vi ti astringe? Notate questo libretto di Lodovici, è molto. Usa ancora molto la terminologia del libretto d'opera ottocentesco, chi vi ti astringe, cioè chi ti costringe a questo destino, e lei dà una bellissima risposta che è amore, amore, in un vocalizzo anche qui molto ampio. E poi dopo sentiamo ancora le fate, Miranda cara, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Apprensive, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? E poi o resta, resta, resta con noi. Questi accordi tonali sono spesso la base del recitativo e lei dopo risponde. Dove vuoi andare? Dove con cuore uguale si accetta la vita e la morte e l'amore. Cioè dove voglio andare? Voglio andare tra gli uomini, dove nello stesso modo la vita è mescolata di amore e di dolore, di gioia, di dolore, di vita e di morte. Cioè è stufa di essere una,
dea immortale, una ondina oppure una fata immortale, vuole invece andare giù, compromettersi nel destino umano. Sentiamo questo pezzettino, ecco, dall'entrata di... Ecco, notate poi anche la differenza tra quel tipo di musica motorica, tutta ritmica scandita, e invece questa... L'entrata qui fatta dagli archi su delle armonie tese, late, molto larghe, e poi con la voce di Miranda dice: Signor, sempre fedele vi fui. È la traccia 3, mi pare. Grazie. Ecco, quest'ultima battuta, il re Demogorgone dice: cieco dolor nel lampo d'un istante è la vita. Dice: tu vuoi diventare mortale, ma la vita è così, è un attimo, un cieco dolore di un istante. E lei risponde: il poco è assai. Il poco è assai. E infatti dopo c'è ancora un po' di dibattiti, domande. E lei decide appunto di andare. Allora tutte le fate, i coboldi dicono: ma fai qualcosa, re, difenditi. Allora lui dà questo decreto e dice: popolo, io la lascio andare, tu vivrai con gli uomini, però pone quelle condizioni che ho detto: 9 anni senza sapere chi è il tuo sposo, e poi soprattutto passerai da delle il tuo sposo avrà delle prove durissime, in cui tu sembrerai per magia una persona crudele che fa delle cose tremende, tipo quella di uccidere, come vedremo, i figli, i 2 figli che hanno avuto in quei 9 anni di luna piena continua. E se nonostante tutto questo lui rimarrà costante, ti potrai sposare. Se invece lui spergiura e dirà, ti maledice, allora diventerai serpente 200 anni, eccetera, come si è detto. E qui finisce, su questo finisce il prologo. E poi comincia, dicevo, questa sinfonia strumentale, che è un pezzo molto interessante. Anche qui è concepito su due tipi, che sono i tipi su cui si articola un po' tutto, in fondo non solo l'opera, ma un po' tutto Casella, questi due aspetti, ecco, l'aspetto giocoso, ritmico, meccanico. Ecco, eccetera. E l'aspetto invece cantabile, espressivo, che è quello che raffigura un po' Miranda.
poi ripiglia la parte ritmica, e questi due toni si alternano per questa interessante, appunto, sinfonia. Comincia il primo atto e qui ci troviamo invece in un deserto arido, con due maschere in scena che ci spiegheranno perché ci trovano lì. Altidruf, che ho detto è già Truffaldino, e Brighella. E questo dialogo tra i due è concepito e impostato in un tempo di minuetto. Ecco, quindi di nuovo un ricordo di Settecento. Ecco, poi entrano i personaggi, sono appunto i due che ho detto, Truffaldino e Brighella, che si trovano, per caso si scoprono lì in questo deserto, in questo posto assurdo, e uno dei due comincia a raccontare quello che è successo. Andava a caccia con Altidor, Altidor ha visto una cerva, l'hanno inseguita, e a un certo punto questa finisce in acqua, si butta in acqua anche loro, e da questo momento viene fuori un meraviglioso castello, che è il regno, il castello di Miranda, dove appunto il suo re Altidor, il re di Truffaldino, si unisce a Miranda e vivono beati, dice, racconta, abbiamo vissuto beati per tanti anni. Soltanto che un giorno il mio re Altidor voleva sapere, proprio come nel Lohengrin, voleva sapere chi era questa donna, e va a frugare in un baule, in un cassetto, guarda lì, e questa curiosità, immediatamente il castello, il palazzo sparisce, e il re è scomparso, e lui si trova appunto in questo deserto. E allora insieme a Brighella dicono, adesso aspettiamo, andiamo a cercare il nostro re. E volevo farvi sentire qui un'altra piccola traccia, in cui si sente il tono giocoso delle maschere, è bellissimo questo attacco in cui le voci vanno a canone, rispondono una dall'altra, e dice parlano al di fuori della vicenda, ecco, di una fanciulla snella e fresca che agita la mano per salutarli, e poi dicono, come in un proverbio, finisce dicendo tarie, tarie, le brutte agli altri, le belle a me. Sempre a canone. Ecco, finita questa parte così allegra che dipinge benissimo il tono delle maschere, si sente l'arrivo in scena di Altidor, il re, che appunto ha perso il castello, ha perso Miranda, ha perso non so più nessuno, e si gira all'interno, o mia sposa perduta, o figli, quando mai vi rivedrò. Anche qui, ecco, affacciarsi di toni opposti. Possiamo sentire la traccia 7. La fanciulla snella e fresca agitava in man la frasca, viva fuori si rinfresca, tario, le brutte agli altri, le belle a me, le brutte agli altri, le belle a me. Il tono di marcia è persistente, ecco, le con le maschere. Adesso si sente da lontano un oboe e poi un corno che dipingono la melanconia di Altidor solo. Il re Alcanut non rivedremo più, mai più, mai più.
mio tutto nel cuor mi possiamo sfumare, grazie. Ecco qui Pantul, che sarebbe Pantalone e Laio del re, il suo precettore, vedete, ha sentito, gli ricorda, dice, ma è la nostra casa, la nostra terra, non abbiamo più visto il nostro regno, il nostro re. E Altidore in qualche modo anche lui dice, padre, sorella, patria. Quindi questa qui è già una piccola prova, una tentazione, perché lui invece dice, no, io non torno in casa nonostante che ami la sorella e tutti questi familiari, perché devo trovare appunto Miranda. Quindi continua a girare nel deserto tra mille difficoltà per trovare Miranda. Tra questi incantesimi prove che avvengono, a un certo punto Altidor, il re, viene addormentato per magia, appunto per consentire a Pantul e a Togrul è un primo ministro invece, e sono quelli che cercano di riportarlo in patria dal re, lasciando perdere questo, accennano anche apertamente a un matrimonio sbagliato, vedi cosa succede a sposare una fata che poi non si trova più nessuno, spariscono tutti. E quindi sono delle tentazioni ragionevoli, ecco, a cui lui invece oppone la sua costanza, il suo amore, continua a ricercare. Ecco, interessante quel momento del sonno. A un certo punto lui viene addormentato per consentire a Togrul e a Pantul di travestirsi, di fare una nuova magia. E questo momento del sonno è molto interessante perché ricorda qui molto da vicino, ecco, un momento stravinskiano di Stravinsky, dall'Uccello di fuoco, dove c'è appunto una berceuse. Questa è una berceuse, e la berceuse in effetti è una delle tante tipologie che Casella ha toccato più volte anche nelle musiche strumentali, questo senso della Linna Nanna, lui così diverso da con la musica motorica, ritmica, secca, asciutta, oggettiva, come si dice, a questo momento in cui i sensi invece si rilassano, si sciolgono, appunto nel sonno. Proviamo a sentire questo passo che è interessante, la traccia 10. O quali mai sento gravarmi le pupille un sonno profondo. Con le maschere, il segno è questo, andiamo. Pronta l'incantesimo, l'arte di Geonto. Soprattutto questi tocchi dell'arpa sotto ricordano la berceuse dell'Uccello di fuoco. Possiamo sospendere, grazie, sfumare, grazie mille. Ecco, in questo sonno, e poi dopo, quando si risveglia, ad Altidor, al re, compaiono delle immagini, dei fantasmi. Uno di questi, per esempio, è il padre del regno, che gli dice torna nel regno, torna a casa in qualche modo. E allora lui, a un certo punto, dice apparenze,
nell'ascolto che stiamo per fare, apparenze, illusioni, larve, fantasmi, a chi credere devo? E qual è cosa vera? Ecco, io resterò qui, anche se, perché Pantuglia aveva detto guarda che se resti qui la strega, la maga ti fa diventare una pietra. Dice, ma io voglio rimanere qui. Mentre è lì che decide queste cose, sente arriva una visione, una delle tante, e vede Miranda. Miranda che appare nella ricchezza del suo castello, con tutte le sue damigelle, insomma la reggia di Miranda che gli appare. Quindi si passa da queste domande che si fa, ma cosa vedo, cosa veggio, e si arriva a questo fortissimo, in cui appunto su questa armonia di Si maggiore, tenuta da tutti gli strumenti, il coro mette questo vocalizzo su A. Sempre le quinte, eh? E poi il canto si trasforma in una specie anche qui di berceuse dolcissima, e in una frase che diventa un po' la morale un po' di tutta l'opera, perché il coro canta e dice: su queste amene spiagge, su questi verdi prati, innamorati spiriti, prendiamoci per mano. E poi tutto è vano che amor non è, tutto è vano che amor non è. Questa frase si ripeterà poi alla fine del secondo atto e poi alla fine dell'opera. Ecco, per cui per questo dicevo che è un po' la morale della vicenda. Anche qui è interessante questo procedimento che Stravinsky ha adottato anche molte volte, che Casella fa suo, trasformandolo naturalmente, ma è la stessa cosa, cioè è la politonalità, vuol dire due tonalità insieme, una di Si, su cui... si sovrappongono queste armonie. Ricorda un po' il finale dell'Uccello di fuoco di Stravinsky, se ricordate anche qui abbiamo Si e poi i tromboni che fanno questo modo, ecco, di condurre la musica su proprio due piani che vanno paralleli. Lo spirito di Casella, appunto, di questo passo viene fuori però soprattutto in quel coro dolce che viene alla fine dell'esplosione. Il Si diventa usato su un trillo, tenuto così, e sopra il coro: su queste amene spiagge, su questi verdi prati, innamorati spiriti, prendiamoci per mano, tutto è vano che amor non è, tutto è vano che amor non è. Ah, qual soave canto mi ristora l'anima al fine. Ecco, sentiamoci questo momento qui dell'apparizione e la traccia, quella lì. Apparenze, illusioni, larve, fantasmi, a chi credere devo e quale cosa vera? Qui le sferace spoglia pietra o fiore. Visione. Miranda mia, Miranda mia.
soave canto mi ristora l'anima alla fine. Ah, se pur sogno sei, resta con me, dolci. Ripete, tutto è vano che amor non è, tutto è vano ciò che amor non è. Ecco, grazie, possiamo sfumare qui, grazie. E non vi ho detto, mi viene in mente adesso che stiamo ascoltando una registrazione del 1967 che era stata fatta dalla RAI, il direttore era appunto Previtali, Fernando Previtali. E la soprano è Magda Laszlo e il tenore Mirto Picchi, tenore che ha cantato tantissima musica del Novecento, è stato il primo Peter Grimes, per esempio, sui teatri italiani. Ecco, alla fine di questa visione, cioè dopo questa visione, Altidoro vorrebbe correre appunto da Miranda, ma appunto ci sono le prove, lei si chiede soltanto e dice soltanto sì, costante, resterai costante, guarda che ci saranno dei dolori, dovrai passare attraverso delle prove durissime. E lui dice, ma io passerò, giuro di essere fedele. Lei gli dice, giustamente, dice, non giurare, perché se spergiuri divento un serpente. Lei sapeva com'erano i patti. E invece lui giura, purtroppo, dice, giuro di esserti fedele. E poi poco per volta la visione meravigliosa sparisce, però resta in aria, ecco, la musica quella musica di Sei Ottavi, di Ninna Nanna. Questa degli spiriti beati, diciamo, tutto è vano ciò che amor non è. Eccetera, e resta appunto in aria questa figura lì, e su questa idea finisce il primo atto. Volevo farvi sentire un punto dal secondo atto, a proposito proprio di questa ispirazione che Casella ha preso dal dialogo serrato del Falstaff di Verdi, cioè quel dialogo staccato, quella vivacità proprio mercuriale che l'orchestra di Casella naturalmente interpreta in modo magistrale. Qui siamo proprio all'inizio del secondo atto e c'è un dialogo di nuovo di maschere, di nuovo Truffaldino e Brighella che stanno parlando dicendo ma non riusciamo a trovare, c'è stato un terremoto da qualche parte, il mondo qui intorno è cambiato tutto, e non riusciamo a trovare il nostro re, aspettiamo ancora. E intanto però qui dice stiamo bene sempre per magia, noi qui io diventerei vecchio qua, perché qui non si sta d'incanto, non si fa che mangiare, dormire e bere, quindi è un luogo bellissimo questo. E questa loro descrizione finisce con una vera e propria canzonetta che dicono d'incanto qui si sta, d'incanto qui si sta, e accennano a un balletto, dice la didascalia, e poi tra la 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 la, mentre in orchestra si sente questo tema. Poi sospende, naturalmente sono brevissime. Questa è proprio, non è solo popolaresco, ma è proprio una canzoncina che ricorda anche qui in Petrushka di Stravinsky la canzonetta. Cioè, è la Jean de Bois in francese, e questa qui è proprio una simile. E le maschere cantano tra la 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 la. Ecco, sentiamoci questo passo qui dall'inizio appunto del secondo atto fino a quel punto della canzonetta, che è appunto l'esaltazione della vita beata che i due fanno, queste maschere materiali, ecco, di vita terra a terra.
sentito la terra traballare. Quando stanotte... Ecco, un terremoto violento e un vento d'uragano. E un vento d'uragano. Sei sano, sei svanito, io no. Va pur là, va pur giù l'imo, che da qualche tempo in qua è mutato il trattamento. Positivo. Ottimi cibi. Vini squisiti. Ottimo, non far nulla. Manca a finir la festa qualche bella fanciulla soltanto. Vorrei che ti salti in testa, guarda un po' real di d'or, come mi sbatto. Verità si sta proprio d'incanto e canti e canto, e canto, e canto in verità, in verità, in verità, in verità si sta proprio d'incanto. Anche se in un paese un po' incantato, lontano, lontano, lontano dalla vita e dalla terra che ti ha generato. Non farci caso, non farci caso, sei pur di bel, sei pur di bel, sei pur di bel, la mente, la mente, la luce ci viene, sta salto, salto, la patria come, ci si mangia bene. Anche terremoti e grandi altri si succedono, vi farei volentieri le ruba al viso e i capelli grigi. In verità d'incanto, d'incanto, d'incanto qui si sta. Tra la 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 la, tra la 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 la. Ecco, sfumiamo pure. Ecco, sentite come sono sempre rapidi i campi di umore. A un certo punto i due, mentre saltebeccavano, contenti, dicono a un certo punto la patria è dove si sta bene, dove si mangia bene. Parlavamo prima con Simone Solinas e mi faceva notare appunto che negli anni 1930, negli anni 30, in Italia appunto dove... dire là dove la patria era molto usata, come sappiamo, molto spesa, quasi consumata, ecco, dire la patria dove si sta bene, dove si mangia bene, seppure nascosto dietro lo schermo delle maschere, era abbastanza interessante, abbastanza audace come presa di posizione. Sentiamo adesso una scena completamente diversa, appunto, che è quella successiva, in cui c'è un concertato. Una scena proprio drammatica invece questa, un concertato insieme, una scena tragica dove viene fuori proprio quel tono di fissità allucinata che c'è anche nell'opera, di mostri che dormono magari con un occhio solo, che guardano, di fatalità incombenti. E qui abbiamo Pantoul, il solito pantalone, e insieme a Togrul, il primo ministro, che cercano di convincere, come sempre, il Altidor a tornarsene a casa e soprattutto non fidarsi delle magie, che le magie non tradiscono, non dicono niente. Invece c'è un coro di nutrici, che invece hanno la funzione appunto magica di continuare a incoraggiare Altidor a cercare, e si sente questo coro anche insieme, e Altidor in mezzo, che non sa appunto come comportarsi. Ecco, la tragicità allucinata, livida proprio, è data da un ritmo, direi proprio un ritmo verdiano. Pensate ai Vespri siciliani o addirittura al Miserere nel Trovatore, con questo ritmo ta-ta-tan, 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 che accompagna questa scena. E questa è una scena molto interessante, molto, molto bello questo punto qui, per dare proprio il senso di questa fissità allucinata che è l'altra dimensione dell'opera, parallela, contemporanea a quella delle maschere. Poi tante volte chi ha conosciuto da vicino Casella
diceva che forse quell'allegria sua, spensierata, quella franchezza proprio allegra, quella velocità sua, era poi una maschera per coprire invece l'altro aspetto, che era quello della melanconia, della profondità, della tristezza. Comunque queste due cose insieme si alternano in modo assolutamente personale. Sentiamo questa scena importante, questo concertato, la traccia 3. Altidor non sa più cosa fare. D'oro. Ecco, lo sfumiamo pure qui sopra e andiamo, sentiamo adesso la scena, diciamo quello che è la scena clou del secondo atto, che è la scena in cui, il momento in cui Altidor maledice Miranda. Le varie prove che passano, le tralasciamo, le vedrete, poi si vedono benissimo in scena, comprendono alcuni passi tremendi, in cui il più importante, quello che colpisce di più, è che a un certo punto Miranda chiama le sue truppe, che li portano, ripresentano vanno su un'altura dove portano i bambini, i suoi due figli che ha avuto con Altidor, e a un certo punto, dopo averli compianti e essersi diffusa appunto ad accarezzarli, però ordina alle truppe di buttarli in un fuoco che sta bruciando intorno. Altidor vede questa scena, ma ancora non cede, dice: "Maledico me. Non maledico te, moglie, maledico me stesso." Però poi c'è un'altra scena ancora in cui si vede invece, siamo in patria sua, dalla patria di Altidoro, e dove le truppe nemiche, i tartari, conquistano la città perché un generale che doveva portare le vettovaglie per aiutare le truppe viene invece distrutto, le vettovaglie vengono buttate in mare da un altro esercito comandato da Miranda. E davanti a quest'ultima prova, prima i figli, poi la patria distrutta, così Altidor cede e maledice appunto la moglie Altidor, la moglie Miranda. E si sente allora, dopo un po', Miranda che mentre si trasforma lentamente in serpente, si sente appunto quello che viene a dire, cioè che hai ceduto. Più non mi vedrai, e c'è una parte appunto di desolazione totale. Sentiamo questo punto qui, la traccia 10, questo punto della maledizione. Maledica, infernal femmina, che maledica scendere alla strega.
mosse agitate qui, sono tutte contente perché dicono la maledetta, quindi adesso il re torna nel suo regno, torna a casa. Qui invece appare adesso Miranda, sventura a noi. Possiamo sfumare anche qui. Qui dice: lei fatta immortale racconta, in sostanza svela tutto ad Altidor, che non sapeva che lei era avvolta nell'ignoto. Dice: fatta immortale ho lasciato i miei regni per te. E poi gli dice che tutte queste erano prove, erano magie, i figli non sono stati buttati in una fornace, ma si sono solidificati ecco, dal fuoco, e le vettovaglie erano avvelenate, per cui l'ha fatto benissimo a gettarle via. Lui si rende conto di questo e quindi depressione, resta, ecco, tirando i figli. Lei non vuol farsi vedere perché nel frattempo è diventata serpente. E il finale dell'atto è poi consolatorio, interviene soprattutto Togrul, il primo ministro, che consola appunto i fanciulli, dicendo che vengono chiamati pargoletti qui come nella norma, gli viene detto che la madre tornerà poi in un nembo di rose nel finale. E per cui tutto il finale del secondo atto ha questo aspetto appunto consolatorio. Volevo solo far notare questo finale, questa idea, questo tema. Ecco, questo tema, se io lo suono veloce invece che così come è scritto, sembra veramente scarlattiana, sembra una sonata di Scarlatti. Questo fa, penso proprio alla ricchezza di Casella, la ricchezza musicale, di musicista proprio puro. Arriviamo al terzato rapidamente, ormai stiamo, che è più corto degli altri, ma comincia con una scena che era stato uno dei momenti più originali e straordinari di tutta la composizione. Comincia con un preludio che è bellissimo, sto preludio strumentale, è un preludio appunto in cui c'è questo aspetto di fissità, ancora una volta sembra un ricercare contrappuntistico, il corno. Musica frescobaldiana che Casella frequentava moltissimo. Seconda voce, un fagotto. Nella registrazione che ho qui, questo preludio è molto tagliato, ne sentiremo un pezzettino, credo che invece questa sera giustamente il nostro Noseda lo esegua nella sua completezza, perché è un pezzo ammirevole veramente questo preludio strumentale. E poi c'è questa scena audacissima che Casella aveva concepito in un modo veramente strano, cioè abbiamo a questo punto la voce di Miranda, che ormai è un serpente, che però non si vede, non solo Casella ha poi voluto un buio completo nella sala, ma un buio tale che non ci fossero neanche le luci degli strumentisti,
Allora non ha fatto suonare l'orchestra, spari, quindi diciamo nel silenzio totale si sente solo la voce di Miranda che canta «Vaghe stelle dell'orsa, etra solingo, astri del cielo in corsa eterna, cuore dell'uomo ramingo», eccetera, eccetera, acque, insomma si chiama tutta la natura, chiare acque, miti, arene, vette dei monti, le chiama tutte a vedere, mirate orme, guardate se c'è qualcosa di più degno di essere compianto. Ecco, questo lamento che lei fa, a voce scoperta, è interessantissimo perché in ogni frase sale di una nota. Qui vaghe stelle dell'orsa, etra solingo, sol, la, astri, si bemolle, cuore dell'uomo ramingo. Mi bemolle, mi naturale, acque serene, fa diesis, chiare acque, sol, vette dei monti, sol, sol diesis, arcane, sempre più alto, e alla fine entrano delle trombe, e lei, la nota più alta, la acuto, mirate orme. Poi, bellissimo, qui entra il coro con funzione consolatoria, Miranda, Miranda, raffrena il pianto, e viene fuori poi un grande madrigale quasi, veramente qui Casella anticipa quello che sarà quell'esplosione del madrigale drammatico da Petrassi e dalla Piccola e ancora anche Nono e Berio, ecco, quest'uso delle voci madrigalistiche in funzione drammatica che accompagnano la voce. Questo è un pezzo straordinario veramente dell'opera. Pensiamo però che alla prima si era svolto tutto al buio, anche questa parte del coro completamente nel buio, quindi molto lungo, e si vedeva soltanto il sipario che Oppo aveva dipinto di questo serpente. Per cui un po' la lunghezza, un po' il buio, un po' questa immagine fissa, così il pubblico alla prima ha cominciato a ridere, a sorridere, a impazientirsi, per cui questa che Casella sapeva, era convinto che fosse la scena più importante dell'opera, ebbe appunto un'accoglienza appunto fuori dal ma certamente dovuta anche a questa ingenuità forse di presentare una scena così importante nell'oscurità completa. Sentiamo allora l'inizio di questo terzo atto, sentiremo un pezzo del preludio e poi sentiamo solo l'attacco della voce.
ecco, sempre più su, nota sempre più alta. Possiamo sfumare qui e sentiamo ancora un ascolto, l'ultimo. Ecco, possiamo saltare per favore la traccia 4, andiamo alla traccia 6, in cui c'è la battaglia finale. A un certo punto una fata viene ad Altidore e dice: ormai il tuo destino è segnato, ma puoi ancora riscattare, puoi ancora farcela. Se mi segui in un luogo dove ci sarà un tempio in cui è nascosta Miranda sotto forma di serpente, e se avrai il coraggio di batterti contro quello che troverai lì. Lui decide di andare e prende un gong da 3 colpi, che è quello che doveva fare, e dal sotto il tempio escono dei mostri che si avvicinano e lui li assale come Sigfrido e Fafner e si butta contro e li sconfigge. Finito il quale, appunto, si sente poco per volta, riprende la musica, quella musica in 6 ottavi, quella barcarola che finiva il secondatto, con cui si conclude anche l'opera. Ecco, possiamo sentire, nella lotta appare anche Miranda, che lo incoraggia, il mio sposo. Lui si butta ancora di più contro il fuoco, insomma supera queste ultime prove fisico-sportive e riesce a debellare e a trasformare di nuovo Miranda da serpente in donna normale. Ecco, sentiamo questo punto qui, che è la traccia 6. Sentirete anche qui una risata che Altidore fa, veramente come Sigfrido quando si butta contro il drago. Anche Altidore sghignazza prima di sfoderare la spada. Lotta naturalmente in stile fugato. Su, su, Altidoro, nostro re, battiti. Questo qui era Demogorgone, che strepita ancora 200 anni, ma ormai sta perdendo la partita. Thank you.
possiamo sfumare così. Ecco, l'opera è molto più ricca di quello che vi ho accennato. Ho cercato di seguire la traccia principale perché abbiate un filo, ma appunto all'ascolto dal vivo sentirete quanti elementi di interesse, di bellezza pura, ecco, ci sono in questo lavoro, che è stato appunto ingiustamente trascurato negli ultimi anni dalla vita musicale italiana. Speriamo che adesso ritorni, ecco, nei nostri cartelloni. Grazie dell'attenzione. Grazie mille, grazie. Mi unisco ai ringraziamenti per la chiarezza con cui il professor Pestelli ci ha veramente spiegato l'opera, perché era difficile, e aver anche ricondotto le ascendenze di tanta parte. Casella, come giustamente anche ha dichiarato Noseda, è un compositore che ha saputo raccogliere, captare tanti linguaggi musicali, riuscendo non per questo originale, e ne abbiamo avuto prova stasera. Non vi perdete l'opera e buon proseguimento di festival. Grazie.